Coltiviamo oggi le carote e l'insalata. Ti lascio qualche trucco per avere a prova di bacio. E ciao a tutti i farmer, spero tutto bene. Voglio coltivare le carote e l'insalata. Qual è la consociazione migliore per arrivare a un risultato fantastico? Da dove parto? Dalle piantine o dal seme? Oggi ti rispondo a tutte queste domande. Prima di incominciare però mi raccomando, iscriviti al canale, a te non costa nulla e a me fa veramente tanto piacere, è veramente importante, quindi subito iscriverti e non perderti nessun video. Le carote sono un ortaggio che non può mancare nel tuo orto. Richiedono poche attenzioni e danno tantissima soddisfazione. Non per forza concentriamoci ad averle veramente grandi o lunghe. A volte anche le carotine piccole, ti giuro che sono veramente buonissime da mangiare anche con la buccia e soprattutto anche la parte aerea. Vediamo quindi insieme di che cosa ha bisogno una carota. Essendo una radice, ha bisogno di un buon terreno drenato e sciolto e ben concimato. Stop. Molti pensano per forza che vadano fatte in sabbia. In questo caso abbiamo un terreno drenato ma non ben concimato. Si possono benissimo fare anche in terreni un attimino pesanti, quali l'argilla. Dobbiamo solo stare attenti a non farla stortare. Come si fa in questo caso? La cosa che mi chiedete più spesso è: Matt, mi aiuti a fare il mio orto? Per questo ho pensato a una giornata di corso proprio qua in campo, dove metteremo insieme le mani nel terreno, proprio qua alla brina, sia nei cassoni sia nell'orto, nel terreno, e ti farò vedere tutti gli step fondamentali per fare un orto in casa. Quindi dalla lavorazione della terra all'irrigazione, al trapianto, cosa trapiantare, tutta una mattinata di corso intensivo proprio qua con me. In descrizione trovi il modulo per prenotarsi. Prendiamo la nostra piantina dal pack, naturalmente se la state coltivando l'avete presa dal pack, e dobbiamo andarci a concentrare sulla radice, che è la parte qua finale. Quello che va a stortare la nostra carota è andarla a piantare, a trapiantare, andando a piegare la sua radice. Se tu vedi, qua abbiamo già la carota base, se noi andiamo a piegarla così, in questo caso, vedi, crescerà storta. Dobbiamo cercare di tenerla più lunga possibile. Per fare questo dobbiamo cercare sempre piantine in pacche le più piccole possibili, perché più piccole sono, meno pronunciata è la nostra radice. Andremo a fare un buco abbastanza profondo proprio per garantire di mettere il più possibile la nostra radice in modo ottimale. Possiamo andare a coltivare le nostre carote in modo abbastanza furbo. Noi sappiamo che la carota è un ortaggio che va nel terreno, che tiene mosso il terreno. Quando andremo a togliere le nostre carote dal terreno, che cosa avremo? Avremo l'effetto di andare a smuovere il terreno. Sappiamo che più o meno ci vorranno un 40 giorni prima che le carote siano pronte. Questo può essere un modo efficace di andare a coltivare un ortaggio e tenere mosso bene il terreno. Ora io lo sto facendo in cassone, lo possiamo benissimo fare nell'orto, vedi? Sto facendo un buco con le dita, andiamo a distanziare circa di 5 cm l'una dalle altre le carote. Carote che non hanno nessun problema a essere quasi del tutto interrate, non dobbiamo lasciare tantissima parte verde all'esterno. Oddio, così è un po' troppo. Così. In modo comodo possiamo anche andare a seminare le nostre carote. L'unico problema della semina è che dovremo stare molto attenti alla competizione con le altre erbe infestanti. Si può benissimo fare senza nessunissimo problema, dipende uno quante carote vuoi coltivare, due naturalmente dal tempo che puoi dedicare al tuo orto. In questo caso guarda che bello effetto. Con già poche carote noi riusciamo a fare un ottimo lavoro. Tieni conto naturalmente che ogni carota che vedi, ogni ciuffo che vedi sarà una carota al calcolo di quante te ne servono e quante ne vuoi mangiare. Sai che amo le consociazioni. Cosa vuol dire consociazioni? Mettere vicino ortaggi che si vogliono bene o si possono aiutare. Nel mio caso, visto che le carote vengono stuzzicate da una serie di insetti, ho messo un bordo di aromatiche. Queste aromatiche sono timo, maggiorana, origano e tenderanno a scendere nel tempo, però prima che diventino cespugli grossi ci vorrà un anno e mezzo. Il ciclo che faccio intanto interno di ortaggi è veramente molto ma molto breve, quindi un 50-60 giorni queste qua.
per inizio giugno sono pronte. Potrei andare a coltivare sin da subito altre carote. Io le distanzo di solito 5 cm, 5 cm per 5 cm. Se voi pensate un diametro della carota di un centimetro, mezzo centimetro da una parte, mezzo centimetro dall'altra, hanno ancora in mezzo 4 centimetri, quindi c'è tutto lo spazio necessario. In questo caso andiamo a fare una consultazione un attimino particolare. Abbiamo utilizzato tanto la parte sotterranea dove crescono le nostre carote, noi vogliamo usare la parte alta. Andremo a mettere delle biete, biete che andiamo a distanziare di circa un 7-8 cm l'una dalle altre e sempre i nostri 5-6 cm. Cosa stiamo facendo? È vero che le carote tendono a fare un ombrello, a essere ombrellifere, però noi con la bieta vogliamo andare a stimolare un po' l'ombra di cui le carote richiedono. Anche qua ombra e sole sono un criterio un pochino soggettivo, nel senso che non vuol dire nulla. Siamo in primavera, le giornate possono essere torride, calde, ma neanche troppo. La bieta anche qua ha un ciclo abbastanza veloce, un ciclo di 60 giorni per la raccolta. Se andiamo poi a fare una mungitura, quindi andare a raccogliere foglia per foglia, magari durano un pochino di più. Però stai già incominciando a vedere il risultato che andiamo a ottenere. Io di solito, guarda, mi tolgo sempre tutte le piantine per lavorare in modo comodo. Se la piantina non esce, sempre un battito di sederino e voilà. Andiamo poi a vedere se ci sono piante doppie, come in questo caso. Vedi, in questo caso abbiamo due piante, quindi le andiamo a separare e risparmiamo una pianta. Stiamo molto attenti alle radici e le stacchiamo. Voilà. Il gioco è fatto. Cerchiamo di stare più dritti possibili. Ora, io non sono per forza un perfezionista del trapianto, fate conto che nella nostra azienda agricola coltiviamo quasi una 60.000 ortaggi all'anno, piantine di ortaggi, quindi non si può per forza essere iperperfezionisti in tutto, però se si riesce a fare una cosa gradevole, perché no? E continuiamo sempre a distanza di circa 5 cm con le altre carote, quindi le alterniamo. Al posto della bieta potreste utilizzare una insalatina. Nel caso dell'insalata, essendo a palla bassa rispetto alla bieta che tende ad andare verso l'alto, vi consiglio di aumentare un attimino le distanze, quindi non 5 cm, ma lasciare una distanza di almeno 10, se non 15 cm dalle carote. Voilà, è un lavoro bello, lungo, vedi, prendo sempre la radice e la metto nel terreno e così via. Malattia, avversità. Della bieta, guardala qua, questa qua è l'avversità maggiore. I lumacotti, questo lo portiamo alle galline. Come l'andiamo a risolvere? Beh, guarda, come ti ho detto all'inizio, ho un sacco di aromatiche. Ora, non per forza perché c'è una pianta aromatica le lumache non vengono, però tendenzialmente sappiamo che dove ci sono le piante aromatiche le lumache sono un attimino infastidite, quindi può essere un'ottima strategia. Tieni conto anche di due cose. La prima, che essendo un orto rialzato avremo molte meno lumache. Questo qua è anche uno dei pro di fare l'orto rialzato. La seconda, ti ricordo il metodo più antico, ancestrale e efficace che c'è al mondo. Si chiama pollice e indice. Questi qua lo prendi e le butti via. Molto semplicemente, sta molto attento a non buttarle mai in giardino o dal vicino, perché altrimenti loro si moltiplicano, il vicino te le ributta a te e insomma non risolviamo il problema. Le lumache vanno fatte fuori. Mi dispiace dirlo in modo così crudo, però datele da mangiare alle vostre galline, tutte proteine, sono tutti molto ma molto contenti. Noi perché non ce l'abbiamo le galline? Perché si fanno un pasto di quel escargot per tutti. E ecco qua, questa qua è la mia consociazione, il modo di andare a coltivare le nostre carote in consociazione alle biete e le erbe aromatiche. Tieni conto che se vuoi andare a seminare le tue carote sarà molto semplice, vai a fare con il tuo indice o il mignolo uno scasso nel terreno, metti la semente. L'unica cosa che devi stare molto molto attento è mettere ogni 5 cm solo un seme, altrimenti con le piante in più dovrai andarla a togliere. Più carote stanno insieme, più naturalmente escono storte. Quindi
Se le vuoi seminare a spaglio, dovrei dopo andarle a togliere, è per quello che noi facciamo il trapianto. Altrimenti devi essere molto preciso, molto bravo a mettere solo un seme per ogni buchino. Spero che questo video ti sia piaciuto. Non ti resta che iscriverti al canale, mettere un bel mi piace e commentare qua sotto se vuoi vedere altri contenuti sull'orto. Ti ricordo che qua sotto poi c'è il link per il corso in orto insieme. Quindi anche lì, vattelo a vedere. Farmer, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!